Va via, amico, circolare! Caporale. Ehi, non ti ho mai visto qui in giro. Io sono Jacob D'Angelo, ma tutti mi chiamano Dee. St. John, Deacon. Allora, è qui che si comprano le armi? Ci puoi scommettere? Cerchi un ferro? Io ce l'ho. E se non ce l'ho, vuol dire che non esiste, mi spiego. Ok, bene, lo terrò presente. Oggi ti dai alle spese pazze, eh? Ah, finalmente si ragiona. Bene, mi farai diventare triliardario. Sì, ok. Alla prossima, caporale. Caporale, ehi, sei nuovo? Caleb. Caleb Tomlinson. Deacon St. John, sì, sono appena arrivato. Ah, bene. Se ti serve qualcosa per la moto, io sono qui. E che resti tra noi. Lucas, il canadese di Diamond Lake, è un cialtrone. Non ti fidare. Ok, lo terrò a mente. Ti serve? Io ce l'ho. Caporale, a dopo. St. John, caporale St. John. Mi senti, amico? Ehi, funziona questo affare? Non credo che la radio funzioni. Sì, la radio è a posto, che c'è? Deacon St. John, ehi, insomma, niente di che, solo un saluto. Non ci vediamo da quella faccenda del giuramento. Che storia assurda, non trovi? Te lo sarei impegnato. Cosa? Ehi, dove diavolo ti hanno spedito, eh? Io sono con la fanteria o qualcosa del genere. Passo le giornate a bruciare nidi, a battere alberi e trasportare legna. E tu, di cosa ti occupi? Ricerca. Mi mandano nell'incubo a trovare scorte per gli ufficiali che lavorano a... Oh, cazzo, sì, ne avevo sentito parlare. Stanno sviluppando armi biologiche o armi chimiche, roba del genere. Al rogo ai furiosi, giusto? Esatto, senti, Taylor, devo andare. D'accordo, d'accordo. Senti, sono che... insomma, come dire, sto iniziando a cambiare idea su questa faccenda dei militari, sai. Taylor, che radio stai usando? Sei sicuro che non ti stiano monitorando? Oh, merda! Come immaginavo, devo andare, St. John, chiudo. Caporale? Gente... Allora, da dove vieni, Lucas? Non sembri di queste parti. È così evidente. Sì, in realtà vengo dal Canada. Ero qui in vacanza con la famiglia, in campeggio a ovest di Crater Lake, con mia moglie e i miei figli. Oggi i bambini avrebbero 8 e 9 anni. Canada, sei lontano da casa. Non me ne parlare. Sì, insegnavo meccanica a Calgary, al Technical Institute. Ci sei mai stato? No, immagino di no. Comunque, il colonnello mi ha offerto questo lavoro. Quindi ora dovrei sentirmi a casa, giusto? Già. La mia nonna defunta su una sedia a rotelle ti farebbe mangiare la polvere.
Sì, sergente! Subito! Signore! Via, via, via! Tranquillo, non c'è fretta. È così che credi di seminare i furiosi? Beh, ti sbagli. Forza, devi impegnarti di più. Agli ordini, sergente! Sergente! Agli ordini, sergente! Sì, bene. Perché sei ancora qui? Perché non hai ancora completato il percorso a ostacoli? Ti piace tanto? Vuoi ripeterlo ancora? Eh? Accomodati, principessa! Sì, sergente! Sì, sergente! Subito! Signore! Caporale, bene. Ho il lavoro perfetto per i tuoi talenti speciali. Certo, sì, signore. Ricordi Vasquez? Sì, il disertore. L'abbiamo seguito fino al campo dei taglialegna, certo. Beh, cerchiamo un suo amico, il sergente Lee Anderson. Prima di finire in cella ha ucciso una guardia ed è fuggito. Beh, un bel codice d'onore ai vostri uomini. I nostri uomini. Ormai sei uno di noi, ricordi? Ho segnato sulla mappa il punto in cui l'hanno avvistato. E poi, come Vasquez, non era solo. Ottimo. Muoversi, forza! Puoi correre più veloce di così! Anche mia nonna defunta corre più veloce di così! Ehi, sergente! La mia nonna defunta su una sedia a rotelle ti farebbe mangiare la polvere! Sergente! Sì, io al cancello! Caporale Deacon St. John! Ehi, mi ricevi, amico? Ehi! Taylor, dimmi che vuoi. Ah, ci sei, ok. Finalmente ho capito come funziona questo affare. Canale sicuro e tutto il resto. Come va, amico? Taylor, avrei da fare al momento, per cui... Sì, lo so, scusa, amico, scusa. È che si dice che nel campo circoli della droga, proprio sotto il naso del colonnello. Roba buona, pare. Tu ne sai niente? Io non mi faccio, Taylor, quindi no, non ne so niente, perché... No, nemmeno io, figurati. È che, cioè, questo tipo, hai presente, una delle nuove reclute, si comporta in modo sospetto, esce ed entra dal campo di continuo, per questo pensate a seguire. Taylor, stammi a sentire, vada Curi, lascia che se ne occupi lui, capito? Sì, certo, buona idea. Ok, va bene, St. John. Ci risentiamo più tardi, amico. Chiudo. Gesù Cristo, Taylor, che diavolo... Radio Free Oregon. La verità ci rende. I federali sono sempre stati dei poppanti frignoni attaccati alle tette di noi delinquenti, ma per quanto fossero idioti, non dobbiamo sottovalutarli. I grandi capi sono ancora nascosti in un bunker da qualche parte e aspettano solo che i furiosi tirino le cuoia. Non hanno salvato il popolo in difficoltà, tantomeno i loro amati elettori. Ma sapete perché sono al potere? Perché hanno salvato le élite, i servi scodinzolanti, e ora brindano tutti insieme bevendo champagne in una base sotterranea. E intanto noi siamo qui a morire, a soffrire come cani, così che la loro società possa ripartire da zero. Ma hanno sottovalutato un dettaglio. Noi non siamo stupidi come pensavano. Quando l'ultimo furioso sparirà per sempre e loro usciranno allo scoperto per reclamare il mondo, noi saremo lì ad aspettarli. Che posso fare? Sì. Noi ci saremo e li faremo pentire di essere tornati. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Oddio, neppure qui riesco a salvarmi! Perseguitato dalla stramaledetta Radio Free Oregon! Ok, vediamo.
Che succede qui? Centro. Ok, diamo un'occhiata in giro. Che abbiamo qui? È la pista giusta? Tanica. Serviva proprio. A posto. Capitano Curi, sono dove il sergente Anderson è stato visto l'ultima volta. Va
Beh, strappagli le insegne della milizia. Non voglio che si impregnino del tanfo di quel traditore. Ricevuto, St. John Kudo. Sì, rottami. Potrebbe servirmi. Anderson, a noi due adesso. No, deve essere qui da qualche parte. Ma dove diavolo è? Devo cercare meglio. Vediamo. Dove? Oh merda, lupi! Ci sono. Da che parte? Per la miseria di Anderson che stanno trascinando. Come faccio ora a riscuotere la taglia?
Perfetto. Così dovrebbe andare. Serviranno. Caverna lavica di Dead Coyote. Ma che diavolo è questo suono? Devo trovare come entrare in quella caverna. Un altro iniettore. Siamo nel sito Ottimo. Designato 301, la caverna lavica di Dead Coyote. A me no, direi, perché dobbiamo esaminare i resti di vulcani. Come richiamo per l'influenza? Mannaro, come dicono i locali. Senta, volevo chiedere a uno di voi... Voi altri? Sì, insomma, a voi ricercatori. Come va il virus? Ecco, salvare. Intendi a infettare specie diverse? Sì. Insomma, l'abbiamo trovato in gatti, cani, uccelli, questi lupi. Non credevo fosse possibile. Sai cos'è un morbo virale zoonotico invasivo, caporale? No, un nome del genere, quando può andare alla rabbia. Proprio come il virus Hooligan, si diffonde attraverso il contatto tra fluidi. Saliva, sangue, sperma. Ah, ma che schifo. E nonostante infetti soprattutto i mammiferi, le colture in vetro hanno mostrato compatibilità con uccelli, rettili e persino insetti. Sai quanti mammiferi esistono al mondo? Parecchi, Da qui? Sì. Non ne uscirebbe neanche uno. 5.488, esattamente, teorie alternative a parte. Ma tutte, gatti, conigli, cani, cavalli, moffette, opossum, volpi, scimmie, marmotte e sì, anche i lupi, sono vulnerabili e possibili vettori del virus. Gesù. E cosa comporta? Per noi, intendo.
osserva la muscolatura del soggetto. Il tubercolo sopraglenoideo gonfio e allungato, le tuberosità urinarie e radiali. Un lupo comune raggiunge i 50 o 60 orari. Visto, può sfiorare i 100 e può sbranare le gomme di una moto mentre lo fa. Dal nostro punto di vista, caporale, è un bene che molti mammiferi siano sul posto di estinzione. Meglio loro che noi. Carne fresca. Non ho ancora finito con voi. Più tardi torno e chiudiamo la questione. Altre taglie. Ok, è andato.
passando di qui. Sì, niente male. Hai ancora la fascia della milizia? Strisciando qui sotto. Girarlo.
Capitano Curi, fallo passare. Stringete i denti, andiamo. Caporale, ciao. Rumi, okay, giusto? Senti, volevo solo chiederti, sembri parecchio lontana da casa qui. Studiavo drammaturgia al college qui vicino. Forza ornitorinchi guerrieri, hai presente? Ero una fuorisede. Vengo da Yokohama, in Giappone. Sì, lo immaginavo. Già, e hai ragione. Non correre rischi, caporale. Sergente Ikeda. Caporale, come... Sei nuovo? Io sono Ava Bergstrom, ma gli amici mi chiamano Berghi. Deacon St. John, sì, sono arrivato da poco. Bene, Deacon St. John. Fai il tuo lavoro e vedrai che andremo d'accordo. Va bene? Sì, signora. Caporale. Caporale. Sta lontano dai. Sergente. Ho dei pezzi, se ti interessa. Sì. Caporale. Caporale. Occhi aperti, ok? Come te la passi? Ehi là, sergente. Capitano, ho trovato il tuo uomo, Anderson. Avevi ragione, indossava ancora le insegne della milizia. È morto? Diciamo che un branco di lupi si era già occupato di lui molto prima del mio arrivo. La fine che merita un assassino e un ladro. Sì, signore. Grazie, caporale. Puoi andare.